Buona domenica, rispondo a alcuni colleghi che questa mattina quando siamo arrivati in studio per registrare mi hanno chiesto ma come non parli del Festival di Sanremo? No, non parlo del Festival di Sanremo in questa domenica, primo perché ieri sera non l'ho visto e come una volta si faceva per le partite di calcio, oggi farei conto, se mi va, di guardare la replica su RaiPlay, quindi non vi dirò neanche chi ha vinto perché io non so chi abbia vinto. Però devo dire che il motivo è anche perché ne parleranno tutti, poi in questa emittente noi abbiamo il nostro direttore Diego Bianchi che in quanto anche musicista insomma ne capisce e dunque può fare delle critiche anche più a ragion veduta di quanto direbbe il sottoscritto parlando semplicemente con i propri gusti personali. Chiusa parentesi, no, voglio parlare oggi di una notizia che mi ha colpito ieri. Ero al bar, stavo bevendo un caffè e in quei canali televisivi che hanno le notizie che passano sotto esce una notizia che adesso vi facciamo vedere. In Calabria hanno scoperto che qualcuno è riuscito a sversare 5.000 tonnellate di rifiuti speciali in un torrente. La notizia la vedete inquadrata ed è tratta da TGcom 24. Si parla ovviamente di disastro ambientale. Il torrente si chiama Valanidi, è uno dei corsi d'acqua che tra l'altro attraversano la città di Reggio Calabria, quindi non è che, voglio dire, lambiscono qualche paesino sperduto sui monti dell'Aspromonte, scusate l'assonanza, no, a Reggio Calabria qualcuno ha sversato 5.000 tonnellate. La persona che beveva il caffè insieme a me vede la notizia e mi dice: ma come si fa a versare 5.000 tonnellate e non accorgersene? È vero, e questa è la domanda che bisognerebbe farsela. Perché farsi? Perché, attenzione, partiamo da una premessa. Uno dei più grandi luoghi comuni, una delle più grandi palle, scusate la verità, alle quali veniamo spesso indotti a credere, è che sia possibile tenere sotto controllo il territorio. Ecco, concetto di sicurezza. Tante volte anche applicata ad altri ambiti del nostro vivere quotidiano vi abbiamo detto che la sicurezza non esiste. Se voi parlate con un criminologo, con un sociologo, con chi volete voi, tutti vi diranno che è una pia utopia, no? Poter sapere tutto quello che succede. Banalmente, voi sapete quanto è grande l'Italia? Sono oltre 302.000 chilometri quadrati, di cui il 40% montagne, poi ci sono ci sono le colline, poi le montagne, poi la pianura, poi ci sono le aree boschive. Cioè, voi immaginatevi chi potrebbe sapere quello che sta succedendo in un territorio. Forse la tecnologia un giorno ci permetterà di farlo, ci sono i satelliti, però bisogna che siano dei satelliti intelligenti, perché a meno che voi non abbiate di fronte a migliaia di monitor, migliaia di omini che a turni incessanti riescono a guardare quello che succede nel monitor, non è possibile. Allora la speranza è che, come già fanno le telecamere di sicurezza, siano dotate di una loro intelligenza, che se vedono delle anomalie che si possono programmare in base ad algoritmi eccetera, fanno scattare un alert. Siccome dubito che questo, diciamo così, livello di innovazione tecnologica ci appartenga, soprattutto magari nella vicenda di cui stiamo parlando, è evidente che qualcuno è riuscito a fare questo sversamento. Magari ha trovato una zona particolarmente boschiva, magari ha trovato, come dire, ha contato sulla disattenzione del fatto che i vicini che potevano vedere qualcosa non riuscivano a vedere, magari guardavano volentieri da un'altra parte. Cioè, possono essere mille motivi. Certo, 5.000 tonnellate di rifiuti sono tanti, cioè non sono pochi. Oh, sia chiaro, non prendetela questa come una facile polemica nord-sud, perché se voi ci seguite dalla provincia di Pavia sapete quanti liquami, quanti fanghi, quante discariche illegali anche su questo territorio sono state trovate. Quindi non è un problema Calabria versus Lombardia, è proprio il fatto che purtroppo il presidio del territorio è difficile da fare e purtroppo in questo paese forse è più difficile che in altre zone. Lo testimonia per esempio il degrado ambientale di cui siamo testimoni tutti noi, il dissesto idrogeologico, tutta una serie di piaghe che quando
esplodono magari per un nubifragio, fanno gridare tutti, oh mamma è una vergogna, eccetera eccetera, poi nella realtà nulla cambia, perché nessuno fondamentalmente, salvo gli agricoltori anche per interessi personali, si prendono sempre costantemente cura del territorio, ma perché è impossibile farlo? È impossibile monitorare centinaia e centinaia di chilometri, di strade, di boschi, di campagne, di fiumi, è evidente. Questo è un dato però clamoroso, perché naturalmente qui bisogna dire bravi ai carabinieri, che sono riusciti ovviamente, ai forestali, ad accorgersi di quanto stava accadendo, ma qualche domanda probabilmente bisognerebbe farsela, e questa è una domanda che dovrebbero farsi per prime le istituzioni del territorio, che poi ovviamente chiedono fondi per potersi prendere cura del territorio e a volte li ottengono anche, e poi però non riescono ad accorgersi di qualcuno, al di là che sia un'organizzazione criminale legata alla malavita organizzata, alla mafia, questo è, se volete, uno degli aspetti, ma non è da qui, non è questo, come dire, il dito al quale guardare dimenticandosi la luna. La luna, è vero che siamo in un paese dove continua a esserci gente che, in spregio a ogni logica di buonsenso e soprattutto di rispetto del bene comune dell'ambiente, continua a sversare i rifiuti, e siamo un paese dove, anche laddove ci siano degli impianti che vengono scoperti, poi ci mette anni a bonificarli. Lo strappo che avete appena visto della regia ci conferma come anche su questo aspetto l'Europa continua a bacchettarci. Perché è vero che abbiamo fatto dei passi avanti negli ultimi tempi, ma siamo stati per anni avendo decine di zone di discariche abusive che attendevano di essere bonificate, per la quale noi ogni anno incorrevamo in sanzioni da parte dell'Europa, da parte di Bruxelles. Adesso avete visto che siamo riusciti a fare un balzo in avanti, ma anche questa lentezza è una delle tante facce di un problema che, visto nella sua complessità, non può che portarci a dire che non siamo in grado di prenderci cura di un territorio, ma ancor meno perché non siamo in grado di vigilarlo, di controllarlo, di osservarlo. E allora, in attesa di capire che cosa succederà di questa vicenda calabrese che tanta eco ha avuto e che ha anche acceso il dibattito ieri al bar, io credo che sia lo spunto di riflessione interessante da condividere tutti insieme su davvero quanto nell'economia di un paese a fare la differenza possa essere il ruolo di ognuno di noi. Il fatto che ognuno di noi è parte di questo Stato, ognuno di noi è responsabile delle proprie azioni e deve esserlo, e dovrebbe magari anche cercare di fare azioni armato di buon senso, ma soprattutto deve anche andare oltre il proprio pianerottolo, come si dice con una frase fatta in queste circostanze, e guardare che cosa accade intorno a loro. Perché io dubito che ci voglia un'ora per sversare 5.000 tonnellate di rifiuti, e per quanto quella potesse essere una zona impervia, in qualche modo quei rifiuti lì sono arrivati, e non credo che sia davvero così facile passare inosservati. Anche se qualcuno diceva, se vuoi fare le peggio cose ti conviene farle pubbliche, perché darai sempre meno nell'occhio, e probabilmente questo è vero. Ci vediamo domani a 10 minuti. Anzi, sì, a 10 minuti, perché domani è lunedì. A domani.